cosa? Certo. Quando sono devi a quarto, al quarto di cuore. Ti ringrazio perché è slime. Sì, ora. No, purtroppo stamattina mi sono svegliato un po' anzitempo. E questa è la cosa. Sì. Ti dicono cosa dire con la cuffia? O... Sì, scusa, perdonami. voi siete i miei compagni di partito? O cioè, com'è questa cosa? Sei buon compagno, ho preso degli appunti e in parte forse mi toccherà anche di leggerli un pochino, perché sennò rischio di fare un po' di casino. Comunque dicevo, stamattina mi sono svegliato un po' anzitempo e come voi immediatamente riconoscerete, questo mi ha fatto male. E ho cominciato un attimo a riflettere su una cosa che è piuttosto peregrina, poi vedremo se è collegata o meno con il titolo di questo dibattito, che secondo me è un titolo molto pregnante. Riflettevo sul termine rivoluzione, perché io credo che Bologna venga da una lunga fase, insomma, di stanchezza, che indubbiamente, così come è stato ricordato, la crisi generale, diciamo, occorra una fase, ora tutti noi l'abbiamo riconosciuto, una nuova fase propulsiva. E pensandoci mi è venuto in mente che il termine rivoluzione non significa quello che noi normalmente pensiamo, cioè capovolgimento e così via, no? Ma viene da una radice latina, cioè da revolvere, quindi sostanzialmente ritornare, no? Ripensare, ritornare, rigirare le cose. Mi è venuto in mente anche, sempre questa mattina, quindi un personaggio che ha segnato la nostra vita cittadina con un'intelligenza che per molti anni è stata anche silenziosa, ed è stato Guido Fanti. No? Guido Fanti è una personalità a cui si deve, una delle prime personalità a cui si deve, se tutti noi oggi siamo seduti in questa sala, è stato uno dei primi che ha intuito la possibilità, la ricchezza di andare a pescare, no? E di fare proprio delle culture altrui, e in particolare ha gestito la importante fase insomma, in parte la prefigurata del Concilio Vaticano II a Bologna. Guido Fanti, in una sua tarda riflessione, confessò a un mio amico, cosa che io avevo anche, diciamo, imprudentemente già fatto indipendentemente, che lui considerava il più grande sindaco di Bologna, adesso lo dico un po' pubblicamente, ma il cardinale Lercaro, no? Le ragioni di questo sono nelle importantissime realizzazioni territoriali, culturali, eccetera, eccetera. Non posso spendere parole, no? Ma il cardinale Lercaro, quando è venuto qua a Bologna, non era quello che poi è diventato, tant'è che si era connotato per l'iniziativa dei frati volanti, di cui molti di quelli che poi lo hanno seguito e che sono venuti qui al suo seguito, che sono arrivato agli anni 60. Sì. Adesso devo accelerare con brutalità. Sono bifi veloci, sì. Beh, insomma, sicuramente quando è arrivato qua Lercaro non pensava che avrebbe portato qua Kenzo Tange e così via, no? E non ha pensato che avrebbe costruito una fase che transitoriamente ha, ad esempio, su questo tema contraddetto gli orientamenti urbanistici di Bologna per il trentennio successivo. Allora, il punto è che, guardate, quelle fasi di avanzamento sicuramente sono state legate alla rivoluzione industriale, quindi al boom economico, eccetera, eccetera, ma c'è stato anche un altro tipo di ossigeno che hanno consentito quella reazione. Le fasi importanti di rivolgimento culturale in generale, insomma, dell'umanità, hanno un'importante base etica, tra l'altro, no? E quindi la stagione dei diritti civili, lo stesso Concilio Vaticano II. Ora io ho pensato che mi è venuto in mente, in un discorso abbastanza conseguenziale, la parabola dei talenti. Guardate, la parabola dei talenti, per quelli che come me non hanno fatto i chierichi, sì.
guarda, dammi un ulteriore minuto perché sennò poi non ce la faccio, faccio un casino, cioè dopo alla fine va tutto in vacca. La parabola dei talenti è quella cosa, per quelli che non hanno fatto i chierichetti come me, che dice che impone un'etica violentissima, no? Perché a quello che, a cui è stato dato un talento e che lo custodisce tutto sommato fedelmente e lo restituisce, viene scacciato. Quindi c'è un'etica violentissima della prolificità, della fecondità. Bisogna essere fecondi, bisogna ricevere qualche cosa e dare molto di più. Ora, questa probabilmente come etica personale è veramente una cosa di grande violenza, ma come etica per la politica invece è una proposta tutto sommato sensata. E io credo quindi che il nostro partito, nelle stanchezze più che trentennali sul piano culturale, della programmazione delle attività produttive, dell'urbanistica, della mobilità, e potremmo metterci di tutto, credo avrebbe bisogno veramente di una, sono d'accordo con l'idea di una conferenza programmatica, e anch'io penso che dovrebbe essere vera, ma non vera soltanto per entrare, diciamo, in rapporto dialettico con l'amministrazione, ma anche in rapporto dialettico con una nostra storia ideologica, insomma anche di idee minute di gestione e di pura amministrazione e non di avanzamento politico, scientifico, produttivo, civile, eccetera, eccetera, che dura da 30 anni. Quindi vanno benissimo secondo me anche i circoli tematici, se volete, però l'esperienza dei forum dice che noi abbiamo bisogno di una macchina partito solida che è in grado di decidere e di supportare il segretario, che non può ovviamente prendere le scelte decisive per 700.000 persone o perlomeno proporre queste scelte alle amministrazioni con il... Ho finito, sono proprio alla fine. Con semplicemente il piglio del buon padre di famiglia. Scusate per il... La città è ferma, ma se il partito si muove lo sentirà e seguirà sicuramente.